Il papiro era diretto al generale romano Pompeo per portare Roma dalla parte di Cleopatra. Ti sarà davvero grata per aver mantenuto segreto il messaggio. È alla mia tenuta. Andiamo subito da lei. Cosa c'entra Aia in tutto questo? Suo cugino Fano mi ha detto che è una donna decisa che insegue la sua preda. Anche io ero interessato alla sua stessa preda. Quando Aia l'ha uccisa, ho iniziato a proteggerla. Vi ringraziamo. E noi ringraziamo voi per aver eliminato Eudoro. Era un essere odioso. Dovete sapere che oltre a Eudoro, ho ucciso anche il comandante di Alessandria, Gennadio. Gennadio? Mi fa piacere che sia morto, ma ora dovrai pagarne le conseguenze. I Filaches sono un gruppo molto unito e violento. Ti staranno cercando di sicuro. Così sia. Posso chiederti perché volevi Eudoro morto? Come sai, il fratello di Cleopatra, Tolomeo, è troppo giovane e inesperto per essere un vero capo. Wow! Crediamo che Eudoro influenzasse le scelte di Tolomeo. Scelte folli che hanno profondamente ferito l'Egitto. Perché? Eccoci qui. La villa è poco più avanti. Ne saprai di più alla villa. La regina adora frequentare l'alta società. Mi fa piacere che Aia porti un po' di sobrietà tra le conoscenze di Cleopatra. È davvero una donna incredibile, tua moglie. Lo so. Bayek, prima che ti sveli ogni segreto, Cleopatra deve conoscerti e acconsentire. È un po' eccentrica. Meglio che tu lo sappia. Quando ti avvicini, inginocchiati con deferenza. Parla solo se interrogato. Non sta a te domandare, ma rispondere. Non farti distrarre dai festeggiamenti. Si circonda di un gruppo nutrito che ama divertirsi, a volte anche troppo. Parla chiaro, con toni misurati e soprattutto non incrociare il suo sguardo. Pronto? Non vedo l'ora. Venite qui entrambi. Sì, mi ha visto con suo marito. Una sensazione indescrivibile. Di qua. Tranquillo, non porta alcun rancore. Le ami. Dov'è la mia pipa per oppio? Ah,
Andrò a letto con chiunque. Se poi acconsentirà a essere giustiziato al mattino. Come Bshantide. È stato più che soddisfatto dell'accordo. Chi è questo gradevole uomo? Imehoto Heknebeshebet. Mia regina, questo è... Allora? Un'offerta generosa. Ma la mia vita è già stata promessa a questa donna. Aia, un'ottima scelta. Vieni, abbiamo molte cose di cui parlare. Festeggiate, amici miei! Dovevi inginocchiarti. Ah, Pasheremta. Ti presento Aia e Bayek. Loro hanno eliminato Eudoro. Magnifico! Vi unirete a noi adesso? Non sappiamo da che parte state. Eudoro faceva parte dell'Ordine degli Antichi. Sono loro i responsabili del mio esilio. Loro mi hanno portato via il trono. E perché dovrebbe importarmi? Il serpente ha molte teste. Teste che compongono l'ordine. Il serpente ha ammazzato mio figlio. Non è così semplice. Di che cosa stanno parlando? Non lo so, ma sanno qualcosa. L'Ordine degli Antichi mira a dominare l'Egitto. Tolomeo è il loro fantoccio. Abbiamo spie in ogni regione, ma l'ordine rimane comunque intoccabile. In Egitto forze oscure ci ostacolano. Per esempio, qui, nel delta del Nilo. La sabbia inghiotta interi villaggi, ma una forza malvagia si muove con lei. È il membro dell'Ordine degli Antichi, detto lo Scarabeo. E invece qui, nella Sacra Giza. Una losca figura chiamata la Iena controlla tutto quanto. Oramai, Giza è la terra della morte e del dolore. E poi c'è Menfi. La mia è una terra maledetta, come è maledetto il dio Toro Api. Laggiù la lucertola esercita una specie di oscuro potere. Così il serpente è l'ordine degli antichi? Sì. Eudoro era conosciuto come l'ippopotamo. Avevi ragione, amore mio. Lui non era l'ultimo. Sono tutti loro. Quando l'ordine vuole qualcosa, come a Siwa, travolge tutto ciò che trova lungo il cammino senza esitazioni. Prima Siwa, ora il Fayum. È la regione più oppressa dell'Egitto. Dove comanda il coccodrillo, gli abitanti vivono nel terrore. E sarà così in tutto l'Egitto, se non fermiamo l'ordine. Dobbiamo agire con forza. Adesso è arrivato il momento di uccidere. Non abbiamo ancora trovato l'uomo che ha ucciso Chemo. L'ombra di nostro figlio piangerà di gioia quando sopprimeremo questi mostri. Sei il mio Mejai adesso. Guardiano del vero faraone d'Egitto. Bello. E così sia. Stanotte, vino. Danze e amore. Domani.
Allora. Ina ex elpis. Levatemi di mezzo! Oi! Oh, tis misonos afrosinis! I agoraste diocusi pesintin timin tu alevru. Oi, τις μέζονος αφροσύνης. Επολύσαμε δύο ασκούς αλεύρων. Thank you.
Kekmeno. Da piccolo avevo paura degli animali, Bayek. Mi costa molto ammetterlo. Non voglio che altri bambini conoscano quella paura. Ti prego, Bayek. Oh! Ah! Τι συμβανέστη! Παιδες, λέξω μη! Ιδιώτην! Ωρα αγγούλη μη! Perdonatemi. Mi piace, ma mi serve. Whoa.
Helen! Ai morti non servono armi. E a te farebbe molto più comodo. Occasione speciale, cerca di non perderla. Sei tu, Bayek, vero? Il mio padrone vuole che tu abbia questa lettera. È urgente. Il tuo padrone? Lo conosco. Il suo nome è Otis. Non lo conosci. È tutto nella lettera. Troverà mai pace, Siwa. Andrò all'accampamento di Saragina per scoprire quanto c'è di vero in questa lettera. Alto, resta lì. Thank you.
Ah, questo è giustamente fuori a casa. Nessuno di questi uomini sopravviverà. Alt! Resta lì! Ci attaccheranno a vista qui. Ehi, cosa? Con il taglio alla gola! Cosa? Ehi, controlla l'area. Mi pare di aver visto qualcosa. Cerca di guardarmi le spalle. Cosa? Sei lei? Eccoti. Ammazzare! Colpiteli con la furia di Anubi! Presto, uomini, presto! Bravo!
morire! Comandante sistemato. Dovrebbe avere informazioni importanti. No, questo potrebbe rivelarmi i loro piani. Ehi! Non ce la fai? Eccoti qua! Distruggerò questi carri e Gibade incontrerà presto Anubi. Mila metri, dove cacchio stanno? Ho sparso. Intanto andiamo. Gibade deve essere qui da qualche parte. Quello deve essere uno dei carri. Wow. Ehi, resta dove sei. Meglio stare bene attenti qua. Hai fatto male. Cosa? Ehi. Cosa? Coraggio! Ti ammazzo! Linea di tiro libera! Ce l'ho a portata! Ma che cazzo mi hanno sparato? Ha sparato 6.000 frecce. Il padre deve essere qui da qualche parte. Culo. Non devo farmi vedere qua. Forza, insieme! Allarme! Tutti qui!
Devi morire! Il nero è stato colpito! Linea di tiro libera! Raduno le truppe! Muori, bastardo! Gli altri due. Ma adesso distruggiamo i carri. Ehi! Questi sono andati poi. Ce n'è uno. Uno qua giù. Wow! E mi suggerite? Wow! Hanichu! Ammazzo!
Sta il cavallo. Whoa! Whoa! Ah! Whoa! Thank you.
Ehi, cosa? Finisce qui. Bene. Ho fatto il possibile. Adesso andrò da Otis ad Alessandria. Potrebbe aver scoperto di più su questa faccenda. Muoversi su! Cosa ci fanno qui quei soldati? Resta lì! Qua è pietà. Che è successo qui? Questo corpo. Oh, temo sia Otis. Vestito come uno scriba. No, è proprio Otis. Povero uomo. Segni di tortura. Qualcuno ha tentato di farlo parlare. Povera ragazza. Una delle serve. Il sangue di Otis. Fuggire. Erano decisi a non lasciare testimoni. È stato aggredito nel sonno. C'è qualcosa in quella giara. Appunti nascosti devono essere importanti. Hai fatto un ottimo lavoro nel raccogliere informazioni, Otis. Mentre attraversi la Duat, te lo prometto. Se ne avrò l'occasione,
Mi assicurerò che il generale Rufio la paghi cara. Sono missioni pure queste. Bayek di Siwa, che si spaccia per Mejai, è ricercato per crimini contro il nostro glorioso faraone. Mi vogliono morto. Colpirò chi è stato mandato a uccidermi. Ah, tutto qua. Che palle però. Questa? Dove stanno? Ah, casuali mi sa. Non so dove stanno. Eh? Vabbè. No.
be deducto. Venire qui. L'occhio di Horus. Quale porta aprirà? Cosa? Fatti ammazzare! Come scendi da là? Guardi, maiale! Te la faccio pagare cara! Perché dove la passerò in testa? Linea di tiro libera! Hai vissuto fin qua! Lo prendo! Fight the session, Gere. Whoa! Non mi convince. Via dalla strada! Ma che ti passa? Qui non passo, occupati del Curios! Distraete i nemici mentre mi muovo! Bastardo!
Che palle. Dietro di me, Neb. Distraete i nemici mentre mi muovo. Che palla. Fatevi da parte! Fermate il nemico! Datevi! Presto! L'arconte è stato ferito! Devo parlare subito con Pascherempta. Probabilmente al Grande Tempio. Thank you.
Madonna, quante missioni. Levatevi di mezzo! Oh. Via dalla strada! Sai che non va! Ora soffri le piaghe del disprezzo. Muoversi! Su! Jerry yet.
Thank you.
Via dalla strada! Che hai che non passi? E qui non passi, cane! Quelle guardie non scherzano. Ehi! Oh. E che c'hai? Fatti ammazzare! Oh. Ah. Questa è roba mia! Massima adrenalina della decisione 2. Lo stesso. Questo. Vero. Ah. Ah, pensavo che giù la strada. Ehi, ma che ti passa per la testa? Resta dove sei. Mettetevi di mezzo, mettetevi di mezzo. Fatevi da parte. Fatevi da parte. Meglio non attirare l'attenzione. Cosa? Ehi!
Ehi! Laggiù! Forza, insieme! Alla prima. Quanti fila che se ne avranno? Mi serve tempo! Devo proseguire! Saluto per critico. Potrei provare. Macca grani. Muoversi su! Resta lì! Via dalla strada, brutti idioti! Occupati del Curios!
bene, Ceru. Oh! Levatevi di mezzo! Ho visto quelle bestie con i miei occhi. Demoni, alti 20 palmi, con la lingua biforcuta e la pelle nera. I loro occhi bruciavano. Seguaci di Seth, non puoi fermarli. Presto, saranno qui. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Quale Dio può salvarci dai demoni? Siamo perduti! Non possiamo nasconderci! Loro ci vedono! Sanno dove siamo! Sono tutti spariti! I mostri li hanno presi in mezzo ai campi! Oh, oh dai! Salvateci! Che ti è successo? Siamo stati assaliti dai demoni! Hanno preso il ragazzo! Che ragazzo? Perché nessuno li ha fermati? Ci ho provato, ma sono un contadino, non un guerriero! Il ragazzo era folle! Pensava di poter affrontare i demoni! È solo un ragazzino e alla torre è crollata! Io sono fuggito! Io! Ah! 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 Una torre crollata! Non posso lasciare un ragazzino solo nel deserto. Devo trovarlo. Ho ingannato Anu. Deve essere la torre di cui parlava il pazzo. Allora la sua storia aveva un fondo di verità. Ehi! Che ci fai qui tutto solo? Sono affari miei. Perché sei venuto fin qui, guardiano? Voci parlano di villaggi scomparsi, demoni e un ragazzino smarrito. Il villaggio non è sparito. Siamo stati rapiti dai banditi. E sono rimasto solo io. Ma ora voglio salvare mio padre. Se ti addentri nel deserto da solo, morirai. E sia. Meglio che non fare nulla. Sei coraggioso, ma sciocco. Il dovere di un figlio verso il padre è rimanere in vita. Io verrò con te. Vento alzerà le sabbie. Stavamo dicendo? Vieni pure se vuoi. Io devo salvare mio padre. Sei solo un ragazzino, ma hai la determinazione di un uomo. Tuo padre deve esserne fiero. Sbrighiamoci. Se non ci uccide il deserto, lo faranno le iene. Seguimi. Davanti a noi! Una tempesta di sabbia! Non ho tempo da perdere! Tuo padre! Sei certo che sia vivo? No, ma devo tentare! Mia madre è morta molti anni fa! Non mi ricordo di lei! Mio padre mi ha cresciuto da solo! Devo riportargli il cavallo! Anche da morto, gli sarà utile nell'oltretomba! Se è vivo, lo salverò! Altrimenti, lo onorerò con la mia morte. E cavalcheremo assieme nei campi dei giunchi per sempre.
stare qui. È pericoloso proseguire. Ti giuro che farò tutto il possibile per salvare tuo padre. Salvare mio padre è dovere mio, non tuo. Non sono un ragazzino. Sono Rahotep di Dionysias. E verrò con te. Io sono Bayek di Siwa e non ti metterò in pericolo. Non lo stai facendo. Sono io che voglio farlo. Ah, sei tenace, Rahotep. Avrei dovuto legarti a un albero. Ci siamo appena incontrati, ma ho risposto alle tue domande senza mentire. Io salverò mio padre. Non è un tuo problema. E non puoi impedirmelo. Non sono tuo figlio. Non sei l'unico ad avere un compito. Sono un Magi e il mio compito è proteggere. Magi? Non esistono più. Ci sono solo Filakes che saccheggiano e uccidono senza pietà. I guardiani sono corrotti. Ci servono nuovi Magi, nuovi protettori. Il popolo e i Magi devono unirsi di nuovo, Rahotep. Impossibile. La soluzione è la dea. Cleopatra. Non ne sono certo. Ma qualcuno deve agire come agivano i Magi. L'onore e l'Egitto stanno morendo. Vieni qui. Resta giù. Il covo dei banditi è vicino. Le guardie potrebbero vederci. Rahotep, mio figlio era come te. Si è battuto come un uomo. E per questo è morto. Ti prego, nasconditi. Va bene, Bayek. Farò come vuoi tu. Ma se fallisci, prenderò il tuo posto. Vedi quella torre là? Ogni tanto le guardie lasciano la posizione per fare pipì. Possiamo passare in quel momento. È una buona strategia. Tuo padre deve essere fiero di te. Ora rimani nell'ombra e aspetta. Sono gradito. Cosa? Prendi questo, cane! Te la faccio pagare cara! Cittadini, andiamo. Devi morire! Dobbiamo andarcene in fretta! Presto, di qua! Hanno lasciato qui i cavalli! Presto, andiamo! Sei vivo!
State tutti bene? Dov'è mio padre? Mi dispiace, i demoni l'hanno portato alla fossa dei coccodrilli. Non potevamo fermarli, Rautep. I demoni non sanguinano, loro sì. Ascoltatemi. Tutti voi dovete la vita a mio padre. Turo, ricordi che si è fatto frustare per difendere tua figlia. E tu? Ha attraversato il deserto per portare un guaritore da tuo padre. Ora lui ha bisogno di voi. Se è vivo, lo salveremo. Se è morto, lo vendicheremo. In ogni caso, lotteremo. Cara a tutti, la tu sei proprio come tuo padre. Hai ragione, Rautep. Demoni o no, noi ti seguiremo. Siamo pronti? Siamo pronti dal giorno in cui quei demoni ci hanno attaccati. Andiamo a salvare mio padre! Che Amon sia al nostro fianco! Ya! Hai la mia lancia, ma... Ehi, cosa? Oh. Fatti ammazzare! Ce l'ho! Ti uccido! Succede? Basta! Vi prego! Chi sei? Che vuoi da me? Sono un amico. Riesci ad alzarti? Dobbiamo andarcene. Non credo. Non ci vedo. Mi hanno torturato e accecato. Fuori dall'accampamento c'è un modo sicuro. Padre, sei vivo? Che succede? I demoni mi hanno preso gli occhi, ma non hanno preso mio figlio. Mi hai salvato, Rahotep. Ci ha salvati tutti. Ha ucciso 5 demoni. L'ho visto. Rahotep, da oggi sei un uomo. Hai meritato il tuo cavallo. Io non posso più guidare. Ora tocca a te. Padre, qui c'è Bayek di Siwa. Si è battuto con noi. Sarai sempre il benvenuto nel nostro villaggio. Stasera faremo un banchetto. Ti unirai a noi? Tuo figlio è valoroso. Felice di averlo aiutato. Ma dubito che avrà bisogno di me in futuro. Vi guiderà bene. Ora devo andare a cacciare i miei demoni. Mm-hmm.
Via dalla strada! Levatevi di mezzo! Muoversi su! Cosa? Hai fatto male a venire qui. Thank you.
Thank you.